all'università e quindi mi sono detta: Carla, quale occasione migliore per fare uno dei video più richiesti in assoluto, ovvero che cosa c'è dentro la tua borsa per l'università? Dico video super richiesto perché dopo l'epico video What's in my pink school bag di diversi anni fa, di cui mi vergogno anche un po' perché adesso se lo riguardo dico Carla, veramente, cioè mi vergogno. Dopo quell'imbarazzante video quindi mi avete richiesto l'aggiornamento, quindi la versione universitaria. E quindi oggi vi mostro tutto quello che c'è in questa borsa che è più grossa di me. Oggi ho riso troppo all'università con Fabiana, la mia amica, perché veramente questa borsa è più grossa di me. Carla, che dici se allontani un po' l'inquadratura? Forse è meglio. La borsa in questione che sto utilizzando in questi giorni all'università è questa qui di Fire Preview, che è una delle mie marche in assoluto ad abbigliamento preferite. L'ho comprata online da poco, consapevole delle dimensioni perché l'avevo vista tempo fa in un negozio a Torino e ho detto: la prendo, così enorme che così all'università posso portarci di tutto. In realtà anche per l'università è abbastanza grossa, quindi oggi quando dovevo prendere qualcosa praticamente mi infilavo dentro e la prendevo, poi ad un certo punto non trovavo qualcosa, allora ho messo la torcia del telefono e Fabiana, non avete idea delle risate, vabbè, comunque, piccola parentesi. Iniziamo quindi a vedere che cosa c'è all'interno. Prima di tutto all'università porto il computer. Il computer per me all'università è veramente essenziale perché da quando ho provato a prendere appunti sul computer piuttosto che con carta e penna, la rivoluzione, ve lo giuro ragazzi, non sono più capace di prendere appunti a mano. Prendere appunti al computer è veramente super facile, riesce ad annotare molte più cose, perlomeno io ho abbastanza manualità sul computer, quindi riesco a prendere quasi tutte le parole del professore, quando con la penna invece assolutamente no, bisogna fare un riassunto, insomma mi trovo benissimo a prendere appunti con il computer. Quindi se siete universitari e non avete mai provato a prendere gli appunti col computer, veramente provate, ve lo consiglio, mentre purtroppo per le scuole medie e per le scuole superiori questa possibilità non c'è ancora, perché non si può ancora utilizzare il computer, chissà se in un futuro si potrà. Poi porto un mega quaderno, questo è enorme, mi piace tantissimo questo quadernone ad anelli. In teoria è un quadernone che si dovrebbe tutto colorare perché ha tutto questo disegno in velluto, però a me onestamente piace così in bianco e nero, quindi non lo coloro. E dentro ci sono le materie che sto studiando e sto seguendo in questo semestre. In questo quadernone ho due materie e direi che basta, avanza. Oltretutto in tantissimi mi state richiedendo il video sul mio metodo di studio e presto arriverà. Poi c'è ovviamente il portapenne e dentro il portapenne c'è di tutto, in realtà di meno rispetto ad una volta. Ci sono per lo più evidenziatori perché sono ossessionata degli evidenziatori, quando farò il video sul metodo di studio lo capirete perché evidenzio di mille colori. Il giallo e il rosa assolutamente sono gli evidenziatori che predominano di più, poi c'è anche il blu, gli altri colori non mi fanno impazzire. Poi c'è questo per fare i buchi ai fogli, diversi pennarelli, penne, niente di emozionante. Di un po' più interessante ci sono questi post-it a forma di farfalla. Poi c'è questo, forse questo l'ho mostrato anche in quel video imbarazzante, non ne sono sicura ma può essere, è un righello morbido, è stracarino veramente, con sopra mille graffette. E poi ci sono anche questi fogli che sono tutti washi tape che mi servono magari quando voglio tenere a mente una pagina, allora appiccico uno di questi oppure ci scrivo qualcosa sopra, sono utili. Però per queste questioni vabbè, di utilità ne parliamo poi nel video del metodo di studio. E adesso ci sono le cose meno scolastiche, ecco, le cose più scolastiche sono queste. Porto sempre tantissima acqua, in questo momento ne ho due, ma questa qui è gasata, io non bevo acqua gasata, ma oggi alle macchinette mi sono sbagliata e quindi ho fatto scendere questa invece che questa, sono un genio. L'acqua quindi è veramente essenziale perché io bevo tantissimo, tant'è che anche adesso ho sete e bevo. Un'altra cosa, bevo continuamente, quindi acqua assolutamente. E ogni tanto porto anche o una mela o qualche snack durante una lezione, l'altra mi viene fame e mangio qualcosa. Una cosa che porto anche è questo mini album da colorare, non perché durante le lezioni coloro, ma capita che ci sono dei tempi buchi, dei tempi morti in cui non si sa che cosa fare, oppure in questo periodo sto seguendo anche delle conferenze in cui non devo prendere appunti, quindi mentre ascolto, coloro, passo il tempo così.
così. È bellissimo questo quadernino, l'ho preso da JKSF, come si chiama quel negozio? Ve lo scrivo comunque. Ed è bellissimo perché ci sono tutti i disegni, simili tatuaggi, old school, adoro. Ve lo faccio vedere da vicino perché merita veramente, guardate quanto è bello. Ho comprato anche la versione più grande, sempre da colorare, guardate quanto è bello. Per ora ho colorato soltanto questo disegno qui, ma ce ne sono tantissime che voglio colorare. E poi se si staccano le pagine comunque diventano delle cartoline. Ho comprato anche la versione grande in cui ci sono molti molti più disegni nel grande, però ovviamente questo è più impegnativo da portare dietro. Continuiamo con occhiali, che in questo periodo mi direte perché porti gli occhiali, non lo so neanche io perché sono in borsa da diverso tempo, da quando c'era ancora il sole. Oggi è tutto il giorno che piove e gli occhiali, quindi ciaone. In compenso l'ombrello, l'ombrello lo porto sempre dietro, ma anche d'estate in realtà lo porto dietro perché puntualmente si mette a piovere quando non avete l'ombrello. Poi sempre per colorare porto anche le matite che non mi stanno dentro all'astuccio. Una cosa essenziale sono le cuffiette, oddio tutto incasinato, le cuffiette e soprattutto il caricabatterie del telefono. Io non so come sia possibile, il mio telefono penso voglia vincere un Guinness World Record perché è il telefono che si scarica prima di qualsiasi altro telefono, di qualsiasi altro apparecchio. Io non me ne capacito, sto un po' su Instagram, sto un po' su Facebook, scarico, quindi appena trovo una presa all'università scrocco sempre un po' di corrente. Le cuffie anche possono servire, posso attaccarle o al computer o al telefono se devo guardare un video al volo tra una lezione e l'altra, per non far partire ciao a tutti sono Carla e questo è il canale. In tutta l'università metto le cuffiette. Elastico sempre da portare dietro perché durante le lezioni, se sono particolarmente presa, mi leggo i capelli perché mi danno fastidio i capelli tutti giù, anche perché tante volte esco di casa senza neanche asciugarmi i capelli, arrivo all'università che i capelli fanno veramente pietà, tutti bagnati ancora, quindi li leggo che è meglio. Chiavi di casa, chiavi della macchina essenziali, mi cade un orecchino nel mentre. Dove è finita la parte di dietro? Stiamo arrivando alla fine, mi sembra di infilarmi veramente dentro. Una cosa che porto sempre dietro, adesso mi prenderete veramente in giro, ma non all'università, cioè in borsa in generale, anche perché con questa borsa ci esco anche, non ci vado soltanto all'università, semplicemente tolgo e metto i quaderni. Quindi una cosa che porto sempre dietro è il selfie stick. Voi riderete in questo momento, però ogni tanto può servire, perché metti che si è in compagnia, ci si vuole fare una foto ed è difficile farsi le foto così, con questo è molto più semplice e si viene meglio tutti. È veramente un problema quello del selfie, perché chi si fa il selfie viene sempre male, invece con questo anche chi fa il selfie non viene male. Questi sono i problemi della vita. Poi il portafoglio, vabbè, ok. Porto anche un power bank, quindi un ricaricatore portatile. Vedete, non sempre scrocco le prese all'università, ma intanto anche il power bank tante volte scarico perché mi dimentico di caricarlo. Porto documenti che divido sempre dal portafoglio perché metti caso che vi rubano il portafoglio, almeno non vi rubano carta d'identità, codice fiscale, patente, carta dell'università. È una cosa che ho sempre sempre fatto, dividere i documenti dal portafoglio. Infine ci sono due prodotti beauty, la borsa e finalmente vuota, oltretutto bellissima questa borsa, però per il costo che ha, una taschina dentro avreste potuto metterla. È un po' scomoda perché non c'è neanche una tasca, quindi per cercare le chiavi di casa non immaginatevi, vabbè. Ultime due cose beauty, questo è lo skin up che vi ho mostrato nello spacchettamento che vi lascio qui, che è quel prodotto che vi va a erogare tutti i principi attivi idratanti e me lo spruzzo più volte al giorno, così lascio sempre la pelle ben idratata. E poi oggi ho portato il beauty, non lo porto spesso il beauty, però quando devo stare fuori dal mattino alla sera lo porto. Oggi per esempio sono arrivata all'università alle 8, pensavo di uscirmene alle 6 di sera, in realtà per fortuna o per sfortuna non lo so, sono uscita prima perché una conferenza che dovevo seguire era piena e non si poteva entrare, quindi niente, non l'ho seguita, quindi per sfortuna,
Però per fortuna sono tornata a casa prima e ho potuto registrare il video. Dentro al beauty ho portato due pennelli, uno da Cipria, uno da Blush, eyeliner di Kat Von D, mascara di Kiko, Cipria di Rimmel. Poi ho portato matita nera e anche un kajal nero, non so perché ho portato tutte queste matite nere, non mi servivano, e blush, che sono le cose essenziali per i ritocchi. Non ho portato rossetto, mi sono dimenticata questa mattina di inserire dentro la pochette il rossetto, infatti ho fatto colazione e non avevo più rossetto e non ho potuto più metterlo, ma alla fine chi se ne frega, tanto all'università si va per scrivere, prendere appunti, studiare. Si stanno avvicinando gli esami, quindi ansia, 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 però Carla, mantieni la calma. Io spero con questo video di avervi tenuto compagnia. Ripeto, se volete il video sul metodo di studio lasciate un mi piace, e lasciate un mi piace anche se questo video vi è piaciuto. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao, anzi, ditemi qual è la cosa essenziale da portare a scuola per voi.